Alle 16 di mercoledì 3 ottobre, due rapinatori, entrambi a volto scoperto e senza armi, sono entrati nella filiale della banca Zoaglio di Camerana durante l'apertura pomeridiana della banca. Una volta entrati, i due si sono avvicinati al direttore di filiale e all'unica impiegata presente in quel momento in banca, minacciandoli di consegnargli tutto il denaro presente in cassa senza mostrare alcuna arma. Il direttore ha reagito e tra lui e i rapinatori è nata una breve colluttazione, fortunatamente senza alcuna lesione per lui. I malviventi sono riusciti ad impossessarsi di 50.000 euro circa in contanti e prima di fuggire all'esterno della banca hanno anche legato con delle fascette di plastica il direttore e l'impiegata che subito dopo si sono liberati dando l'allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Saliceto e Monesiglio, coadiuvati dai militari del nucleo radiomobile della compagnia di Alba per i rilievi del caso. I vertici dell'Agenzia di Riscossione Tributi Italia sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Genova. In manette è finito il 52enne Giuseppe Saggese, ex amministratore delegato dell'azienda, insieme ad altri quattro collaboratori. L'indagine delle Fiamme Gialle ha permesso di portare alla luce il modo come Tributi Italia, dopo aver incassato le somme di denaro dai cittadini di almeno 400 comuni italiani, tra i quali diversi localizzati nel Cuneese, li tratteneva sui propri conti. I fondi venivano poi distratti a beneficio di Giuseppe Saggese attraverso società a lui riconducibili. Tra i comuni truffati vi è Savigliano, che è stato iscritto nell'elenco dei creditori. La cifra che Tributi Italia deve restituire in questo caso, comprensiva dei mancati versamenti degli anni 2008 e 2009 e degli interessi sugli stessi, è equivalente a quasi 800.000 euro. I carabinieri della compagnia di Alba hanno denunciato un ventenne rumeno per una rapina compiuta la scorsa estate ai danni di una pensionata. La donna aveva appena vinto 3.000 euro alla sala bingo locale, quando di sera, sulla porta di casa, era stata aggredita alle spalle dal ventenne che le aveva sfilato dalla tasca la busta con la vincita. Nei giorni scorsi, le indagini dei militari albesi hanno permesso di rintracciare il responsabile della rapina. Il pubblico ministero Laura Deodato ha già emesso l'avviso di conclusione delle indagini a suo carico, atto che prelude al rinvio a giudizio del giovane. Dopo i quattro arresti compiuti ad agosto nell'ambito dell'operazione Giù il Cappello, la squadra mobile della Polizia di Stato ha inferto un altro duro colpo allo spaccio di cocaina, arrestando un pusher ed un trafficante di droga. Partendo dallo spaccio al minuto di Cuneo, operato da Salvatore Valenti, arrestato ad agosto, gli uomini della mobile hanno individuato i due canali di approvvigionamento di stupefacente. Da una parte Salvatore Tripodi, anch'egli arrestato ad agosto, dall'altra parte il trentenne albanese Cole Gesteia, conosciuto dalle forze dell'ordine per reati connessi agli stupefacenti e soprattutto perché ritenuto responsabile del ferimento di un connazionale con colpi di pistola in pieno giorno in corso Monviso a Cuneo. Per quest'ultimo reato si sta celebrando in questi giorni il processo a suo carico. Gli investigatori della sezione antidroga della Polizia di Stato sono riusciti in breve tempo a stringere il cerchio intorno a Gesteia e alla sua rete. A coadiuvarlo nella rete di spaccio vi erano alcuni giovani suoi connazionali, utilizzati sia per le consegne che per la detenzione dello stupefacente. Tra questi era presente il 23enne Ademaj Mirsad. Nell'arco delle indagini è stata riscontrata la consegna di 5 grammi di cocaina a Saluzzo ad un giovane assuntore locale da parte del Mirsad, immediatamente bloccato ed arrestato. La cessione era avvenuta il venerdì sera dietro il Duomo ed esemplificava uno dei principali canali di smercio al minuto della cocaina, quello della movida saluzzese del fine settimana, frequentata da giovani e giovanissimi che dal giorno prima, ovvero da giovedì, cominciavano abitualmente a cercare gli spacciatori per premurarsi di trascorrere un venerdì ed un sabato da sballo. Cole Gesteia effettuava sia cessioni al minuto per tramite dei propri corrieri, sia cessioni di rilievo ad altri spacciatori operanti sulle piazze di Cuneo e Saluzzo. A questa operazione, che ha portato all'arresto di due persone per spaccio di cocaina, la squadra mobile di Cuneo ha dato la denominazione Movida Sicura.